Per aver disposto questa audizione informale nell'ambito di questo disegno. Il mio ringraziamento è esteso anche a tutti i senatori che mi consentono di svolgere alcune considerazioni. Prioritariamente vorrei così dire che volevo parlare un attimino della professione sanitaria oggi, che è prima di tutto un servizio alla persona e un servizio per la vita. Cioè nel panorama della realtà sanitaria, sia europea che italiana, gli operatori sanitari sono responsabili dell'assistenza in generale, sia con finalità preventiva, sia curativa, sia palliativa o riabilitativa di sostegno. Una delle peculiarità che pervade l'intero corpus professionale è proprio quello della crescita culturale, dell'identità, della consapevolezza, della ricerca, della propositività di sapere professionale di arte applicata. Ogni operatore sanitario diventa potenziale erogatore di un'attività professionale per la quale è richiesta una competenza specifica accompagnata anche da una vocazione. Questa disposizione di legge turba un momentino questo equilibrio. Sia la dimensione vocazionale sia il mandato del sacrificio e della carità che fanno parte della connotazione degli operatori sanitari, custode del malato e anche attento, capace esecutore di pratiche specialistiche mediche. Elemento di unione tra paziente e medico, si parla di alleanza terapeutica, si parla di rapporto tra incontro tra una fiducia e una coscienza e quindi nell'ambito di questa discussione, di questa legge, queste preliminari situazioni entrano tutte. Scendendo proprio nel capitolo particolare della legge. Allora, innanzitutto non ho più visto comparire la esplicitazione dell'acronimo DAT. Prima erano dichiarazioni, ora sono diventate disposizioni. E questo, se mi permette, Presidente, non lo sa nessuno, non lo sanno nemmeno molti dei politici che hanno approvato la legge e che hanno considerato sinonimi i due termini. Però certamente non sono la stessa cosa. Si è di fatto partiti da una proposta che riguardava le dichiarazioni e si è giunti invece alle disposizioni che hanno carattere di vincolatività e devono essere obbligatoriamente attuate. Quindi questo è un primo profilo. L'Associazione Medici Cattolici chiede che si possa ritornare a porre in essere delle dichiarazioni che devono essere tenute presenti. Secondo aspetto, di obiezione di coscienza e di coscienza dell'obiezione non se ne parla, perché nella legge approvata alla Camera non viene definita l'obiezione di coscienza, ma si indica attraverso un linguaggio abbastanza equivoco che le DAT possono essere disattese dopo la loro sottoscrizione quando sussistano terapie innovative che siano capaci di assicurare la possibilità di miglioramento. Terapie innovative noi ne abbiamo ogni giorno, un giorno per l'altro le cose cambiano e quindi in sostanza forse sarebbe opportuno che si facesse un riferimento anche all'obiezione. L'altro punto in discussione riguarda il problema dell'alimentazione e idratazione che vengono definiti trattamenti, ma non è così. Innanzitutto si fa una grande confusione tra cura e trattamento. Cure e trattamenti sono cose già diverse dal punto di vista semantico. Comunque il cibo e l'acqua
non sono né trattamenti né cure, ma sono dei sostanziamenti vitali che, delle quali non si può fare a meno per vivere. E toglierli ad un neonato problematico. Io sono ginecologo e mi interesso di terapia intensiva. O a un bambino in fase terminale, o a un adulto seriamente ammalato, significa certamente provocarne la morte, non c'è ombra di dubbio in questo. E io vedo, insomma, in questa, diciamo, legge una traccia di radicalità ideologica che ovviamente viene estesa a tutti quanti. Chiedo scusa, ma sto cercando di disattivare, vi chiedo scusa di non averlo fatto prima. E per noi medici cattolici questo è inaccettabile, però parlo anche come medico, non vorrei che la mia posizione di presidente potesse condizionare, perché questa è una cosa che io credo, e la credo nel senso che la nutrizione e l'idratazione, anche artificialmente somministrate, rientrano sempre tra le attenzioni di base, attenzioni le definisco, che sono anche dovute al morente, sono sostentamenti vitali, costituiscono il non eludibile prendersi cura, che gli anglosassoni definiscono care. Un ulteriore aspetto riguarda il problema dei fiduciari. Sul problema dei fiduciari io, senza praticamente citare nulla, mi sono chiesto spesse volte se un figlio nominato tutore o rappresentante legale di genitori anziani e disabili possa o non possa raggiungere ad avere un interesse nella società attuale alla morte del proprio congiunto. Questa è una cosa che mi ripeto costantemente nella mente, perché a mio avviso questa legge potrà rappresentare l'ideale sistema per assecondare questa, che io definisco, mostruosità. Allora, c'è da presentare con urgenza un dissenso nei confronti di questa proposta. Ovviamente sorpasso su molti punti che poi lascio alla vostra osservazione, lasciando questo documento. Io vedo che le disposizioni anticipate di trattamento funzioneranno soltanto a senso unico, cioè permetteranno di interrompere le terapie anche salvavita, ma non obbligheranno i medici ad essere più competenti e più attenti. Siamo al limite dell'abbandono terapeutico, ce lo dicono, allontaniamoci. E siamo anche al limite di una definizione costosa della sanità, per cui la società e i familiari che sopportano questi costi è giusto che non li sopportano più. E questo sicuramente è un elemento ulteriore. C'è poi il principio del consenso informato, che come è scritto nella proposta potrebbero risolversi in un inganno per coloro che vi ricorrono, perché la proposta non garantisce la libertà effettiva di una informazione adeguata per chi firmerà questi fogli, atteso che sento dire che queste dichiarazioni possono essere anche rilevate da un notaio, che potrebbe non avere assolutamente nessun interesse o comunque competenza a spingersi un momentino. E l'ultima osservazione che io rilevo è il problema dell'obiezione di coscienza di struttura. È palesemente, credo, iniqua la previsione secondo cui ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, garantisce con le proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui è alla presente legge, assicurando tra l'altro l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale. Anche questa norma, secondo me, mostra una connotazione ideologica, e ora si stabilisce che nessun ospedale può sottrarsi a quanto la legge impone. Proponiamo l'emendamento all'articolo 1 del comma 9 in senso abrogativo, o nel senso di estendere alle singole strutture private convenzionate l'adesione alla loro mission fondativa. Grazie. Volevo solo ricordare che per darsi la commissione non accetta testi con
lo cancelliamo, va bene. Sì, sì, discorsivo, sì. Ecco qua, grazie. Mi scuso, posso? Una domanda, per cortesia, grazie. Ho seguito con molta attenzione la loro opinione. Così, vedo che ci sono diverse perplessità sul testo che stiamo analizzando, insomma, la formulazione. Se si potesse emendare qualche cosa, mettiamo in conto, qual è l'elemento per loro, diciamo così, che è una condizione sine qua non per poter far proseguire la legge? Grazie. Che non può essere ridotta a semplice esecutore materiale delle volontà altrui. Senza la possibilità di esprimere alcuna obiezione o alcun dissenso, lui viene portato a compiere delle azioni che sono dettate assolutamente dall'altro. Secondo me bisognava proprio rafforzare questo elemento. Personalmente sono convinto che forse non ci sarebbe assolutamente stata necessità di questa legge se nell'ambito del fare medicina si fossero formati i medici a saper riconoscere i limiti tra la proporzionalità terapeutica e la non proporzionalità terapeutica, perché questo è essenziale. La persona ammalata non può comprendere qual è la difficoltà. Io dopo 40 anni di attività professionale vi garantisco che ho difficoltà a definire i livelli, e anche quando è tutto codificato, nel senso che si dice la scienza ad oggi ha fatto questo, l'indomani mattina c'è ancora qualche altra cosa in più che impone ai medici un aggiornamento ad horas, e questo aggiornamento è la cosa essenziale che noi dovremmo proporre. Questo credo che sia una linea di positività nell'ambito del rapporto medico-pazienti. E poi incrementare anche quello che è il rapporto non soltanto con l'uomo sofferente, ma anche con la famiglia che soffre, perché qui si intersecano diversi problemi che sono veramente cogenti, e noi le comprendiamo, perché laddove c'è una sofferenza estrema c'è anche una sofferenza di tutti i componenti della famiglia che non sono sostenuti. Allora, in presenza di questo non sostegno, è chiaro che in molti potrebbero dire: a che serve ancora la mia vita? Ci siamo, grazie. Naturalmente ringrazio anch'io vivamente il Presidente della Commissione, gli onorevoli senatori che ne fanno parte, per l'invito rivoltomi, di cui sono onorato. Permettetemi una premessa. Indubbiamente la legge in discussione riflette contrapposizioni ideologiche e culturali tra le forze politiche, nell'opinione pubblica, nella società civile, ma a nostro parere queste contrapposizioni hanno pregiudicato la ricerca di una mediazione alta, laicamente spendibile, socialmente, culturalmente e politicamente. Per esempio, sarebbe stato opportuno rifuggire dalle assolutizzazioni. Il mai e il sempre sono parole che non fanno parte, tra l'altro, del linguaggio del medico, perché il medico sa che l'arte medica comporta l'adeguamento delle conoscenze scientifiche al vissuto dell'uomo nel momento della malattia e soprattutto nell'imminenza della morte. Molti e diversi gli aspetti contraddittori e controversi di cui già ha ampiamente detto il professore Boscia. L'impianto della legge, a nostro parere, pone l'accento maggiormente sull'autodeterminazione del paziente, facendo riferimento in particolare al secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione. È vero che l'articolo 1 della legge riguardante il consenso informato
al comma 1 enuncia che la presente legge, aperte virgolette, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, ma ciò nonostante crediamo che prevalga una visione individualista sia nella malattia sia nel fine vita, per non dire nel rapporto dell'ammalato col medico. Se la libertà della persona, il conseguente principio di autonomia, che significa ciascuno decide liberamente rispetto alla propria salute o alla propria malattia, ma anche potremmo domandarci circa la propria e l'altrui morte, viene assolutizzato questo principio e non è collegato e subordinato al perseguimento del maggior interesse e del maggior bene per la persona stessa, di fatto si viene a creare una pericolosa contrapposizione tra il paziente e il medico. Se finora il principio della indisponibilità della vita era assicurato e garantito dallo Stato libero, democratico e aconfessionale, ora sembrerebbe che viene statuito non il diritto o il dovere di curarsi o non curarsi, che è previsto dal consenso informato, ma la possibilità di una disponibilità della vita stessa per il singolo, magari attraverso una surrettizia forma di suicidio assistito, quando il paziente decide di interrompere, per esempio, l'alimentazione e l'idratazione artificiale senza giustificazione alcuna. Ecco, questo è il punto. E chiedendo al medico contemporaneamente di essere sedato. Il venire meno di questo principio, del principio dell'indisponibilità della vita, che da assoluto diventa per legge in questo modo derogabile attraverso l'autodeterminazione personale, crea a nostro giudizio un grave vulnus alle basi stesse della democrazia e del bene comune, perché lei di principi di solidarietà e di giustizia verso intere categorie di persone fragili, i malati cronici, gli anziani, i disabili, i malati di mente, i morenti, di cui lo Stato comunque dovrebbe, potrebbe negare forme di assistenza e di tutela. Il consenso informato indubbiamente rende l'atto medico giuridicamente legittimante e lecito e da cui non si può prescindere. Il potere di intervento di diagnosi e cura del medico è possibile solo dopo un'approvazione esplicita, attuale, libera e formale del paziente. Del resto è stato così acclarato dai vari pronunciamenti della Cassazione penale, dalla Convenzione di Oviedo, dalla Costituzione europea e dal nostro codice di deontologia medica. Ma nella legge, secondo noi, anche il rapporto medico-paziente viene alterato. Difatti non c'è traccia del termine alleanza, che appunto significa condivisione di obiettivi nel reciproco rispetto, che meglio definirebbe questo mirabile incontro, prima umano che professionale, tra il medico e il suo paziente. Relazione di cura viene sostituito, appunto viene detta al posto di alleanza, che relazione di cura che certamente deve essere sempre promossa e valorizzata, ma tale relazione, viene detta nella legge, è basata sul consenso informato. Invece ciò tradisce, secondo noi, una concezione meramente contrattualistica della professione medica e del rapporto con l'ammalato, giacché crediamo fermamente che a fondamento di tale rapporto vi è la promozione del bene vita e del bene salute. Tra l'altro, a leggere la legge, all'articolo 1,7, si dice che nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie. E questo sta a significare, è una cosa molto importante, che è statuito che in quelle situazioni il medico e l'equipe sanitaria comunque devono assicurare delle cure necessarie al paziente, perché diversamente il medico potrebbe essere perseguito penalmente per una serie di reati gravi, rifiuto di atti di ufficio, omissione di soccorso, oppure non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire. Di sintetizzare. Certo, sintetizzo al massimo. Rispondo anche alla sollecitazione della senatrice che diceva uno dei punti principali che vorremmo che fosse è appunto sempre sulla sulla idratazione e l'alimentazione artificiale, tra l'altro, perché sono state dichiarate dalla legge, viene sancito che siano trattamenti sanitari. E questo per noi, ecco, è una, possiamo dire, una grave difficoltà,
perché il legislatore dovrebbe tenere conto della estrema variabilità, per esempio, del quadro clinico. Un paziente acuto è diverso da un paziente cronico, stabilizzato, da un disabile, da un morente. Invece, come recita la legge, il disegno di legge, potendosi il paziente sottrarsi all'idratazione e all'alimentazione artificiale, si avrà un intento eutanasico quando tale rinuncia non sia giustificata e motivata, né dalla sproporzione rispetto ai risultati attesi, per esempio, né dalla straordinarietà della pratica, né dalla gravosità, dalla invasività della tecnica. L'altra questione che brevemente vorrei citare è l'incongruenza che c'è all'articolo 1 del comma 6, l'incongruenza del fatto che il medico non ha obblighi professionali nei confronti del paziente quando appunto questi richiede delle pratiche contrarie a norme di legge, alla deontologia professionale e alle buone pratiche clinico-assistenziali. Ecco che vorremmo che nella legge fossero citati appunto i reati che sono reati gravi penali come omicidio del consenziente, il suicidio assistito, perché non può esigere trattamenti sanitari contrari alle norme di legge. E pensiamo al 579, l'omicidio del consenziente, 580 del codice penale, al codice deontologico, articolo 17 dell'attuale codice deontologico recita: il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare e favorire atti finalizzati a provocare la morte. E ancora è scritto che il paziente non può esigere trattamenti sanitari avversi alle buone pratiche clinico-assistenziali. In questa accezione potremmo a ben vedere potrebbero rientrare anche l'idratazione e l'alimentazione artificiale, che possono essere intese come terapia di sostegno vitale quando il medico, convinto da rigorosi criteri clinici, ne giudica la validità, l'utilità e il beneficio. Ecco che noi altri respingiamo ogni intento e azione eutanasica, comunque mascherata, ogni forma di accanimento terapeutico, ogni forma parimenti di abbandono terapeutico, e quindi auspichiamo che gli onorevoli senatori possano emendare il testo in modo che la libertà e l'autonomia individuale della persona, che comunque è costitutiva dell'identità della persona e va salvaguardata e riconosciuta, siano coniugate con la promozione e il rispetto della salute e della vita. Grazie. Sì, grazie Presidente. Premesso che abbiamo pareri diversi sulla finalità della legge, che non è eutanasica ma è proprio della dignità del morire, io però faccio una domanda che, partendo da una questione che voi avete posto più volte, riguarda complessivamente non solo questa legge ma, a mio avviso, tutto il sistema sanitario nazionale. Perché quando voi dite che bisogna che l'idratazione e la nutrizione artificiale sono sostentamento vitale e non appunto un atto sanitario, la conseguenza sarebbe, e vi chiedo appunto se su questo ci avete, come dire, fatto un ragionamento, che tutto quello che oggi è nutrizione artificiale, idratazione fatta in ospedale o domiciliare a carico del Servizio Sanitario Nazionale, non essendo più riconosciuto come atto sanitario, significherebbe che le famiglie e chi sta male dovrebbero pagarsi di tasca propria. Ci avete ragionato su questa cosa? Perché l'implicazione di questo vostro ragionamento è pesante, ripeto, per quelle che sono le cure e sono le scelte già importanti di un sistema sanitario nazionale che, ai malati terminali eccetera, questa questione la offre in modo, come dire, garantito. Per cui io penso che, lo dico in modo molto chiaro, questo è un punto di grande importanza sul quale io spero che ci sia un ragionamento anche più attento. Guardi, io credo che questa sia una cosa barbara, e faccio riferimento anche a quello che è successo in Olanda, ad Amendorf. Sono delle strutture di assistenza per anziani, si entra e viene richiesto un consenso informato all'inverso, cioè noi qui non rianimiamo coloro i quali dovessero avere un arresto cardiaco se hanno superato i 70 anni. Dopodiché dicono: ma se c'è una volontà di farsi curare, questo va a spese del... Ma questo è un discrimine pauroso
tra coloro i quali hanno la possibilità e coloro che non hanno la possibilità. E questo non deve essere una normativa di legge a sancire queste disparità, anzi dovremmo essere tutti quanti noi impegnati a creare delle coscienze in questo senso. Ecco perché io facevo il riferimento alle famiglie, prendersi cura delle famiglie che sono realmente abbandonate. Se ora viene fuori questo abbandono e non se lo possono permettere, allora veramente siamo in piena eutanasia. Io confido moltissimo praticamente nella rilettura che il Senato possa fare, forte anche di una considerazione. Noi abbiamo praticamente affrontato un referendum nel quale tutti quanti i cittadini italiani hanno impostato la volontà che questa assise fosse realmente diciamo il secondo momento dell'ascoltazione e della rivisitazione di quello che avviene alla Camera, e che non fosse viceversa quello che era voluto da chi voleva la soppressione del Senato. E io ho veramente molta fiducia che l'attenzione dei senatori in questo senso sarà praticamente anche una risposta al mandato derivato diciamo richiesto dai cittadini italiani, e che è un mandato di un referendum attuato. Posso aggiungere qualche cosa rapidissimamente in merito alla domanda? Dice, seguendo il suo ragionamento, noi riteniamo che certo sono sostegni vitali, però seguendo il suo ragionamento anche la cateterizzazione vescicale, anche il curare le piaghe al paziente dovrebbero essere non più a carico del sistema sanitario nazionale. Eppure chi fa l'assistenza domiciliare, seguendo il suo ragionamento voglio dire, se... No, allora, lei ha detto, se ho capito bene, che dicendo che non sono terapie, e quindi potrebbero essere non più fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. Io dico, quando un paziente va in ospedale, la detersione delle piaghe, come la dobbiamo giudicare? La cateterizzazione vescicale, come la dobbiamo giudicare? Terapia, la detersione delle piaghe, come voglio dire, l'assistenza al paziente, l'igiene personale. No, va bene così. Ho fatto io questa domanda alla senatrice, considerando quello che lei aveva detto. Va bene, ringrazio molto per la risposta. Grazie. Grazie. Abbiamo forma informatica, se bisogna scaricare la pena. Grazie. Grazie molto.